E intanto la situazione in Iraq sta scatenando una polemica politica in Italia. In un articolo intitolato Isis, che fare, pubblicato sul blog di Beppe Grillo, il parlamentare 5 Stelle Alessandro Di Battista afferma che il terrorismo può essere l'unica opportunità per i ribelli. Immediate sono state le reazioni delle altre forze politiche, parole pericolose, delirio estivo, queste sono alcune delle espressioni usate per stigmatizzare la posizione di Battista. E noi siamo collegati al telefono con Carlo Siviglia del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Esteri della Camera. Buongiorno. Allora, onorevole, è bufera sul post pubblicato nel blog di Grillo dal suo collega Di Battista, soprattutto in questo momento? Ma evidentemente io credo si sia tra il grande problema di quelle parole e del post che viene pubblicato in un paese che è al 70° posto per libertà di informazione, perché secondo me un'informazione corretta e quindi poi delle persone, altre parti politiche che l'hanno commentato corrette e che non vogliono strumentalizzare, vanno a discutere nel merito, cosa che io ho visto poco fare. Noi in quel post, insomma, c'è una lunga analisi storica e politica, o quantomeno un tentativo di aprire una discussione, perché altrimenti ci troviamo davanti a un meccanismo pericoloso dove c'è chi decide chi è il cattivo, siamo tutti contro il cattivo e dobbiamo semplicemente, diciamo, come dire, seguire quello che ci dicono gli altri. E questo semplicemente per noi significa seguire una politica fallimentare che ha portato, agli squilibri che oggi ci sono in Medio Oriente. Senta, la scelta di pubblicare il post sul blog di Beppe Grillo significa che il pensiero di Battista vale un po' per tutto il movimento? Ma da sempre c'è questa, diciamo, forzatura, ripeto, ancora una volta mediatica. Il post ha una firma precisa, poi le opinioni possono essere condivisibili o meno, però io credo che se si va nel merito e si va a leggere quali sono stati, insomma, i ragionamenti che hanno portato a dire, insomma, qual è attualmente la situazione in Iraq, lì ci sono scritti tutti fatti e verità storiche. Poi su qualche frase che evidentemente viene estrapolata a dovere, io riporto anche dei pensieri di un noto personaggio politico prescritto per mafia e quindi anche, diciamo, anche un certo valore per alcuni nostri personaggi al governo, una persona che si chiamava Giulio Andreotti, che diceva un tempo: credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e non avesse da 50 anni nessuna prospettiva da dare ai figli, sarebbe un terrorista. Quando Giulio Andreotti disse queste parole non si scadeva questo putiferio, evidentemente c'erano due pesi e due misure che venivano utilizzati allora e anche in questo momento vengono utilizzati due pesi e due misure. C'è ovviamente un attacco mediatico che noi respingiamo al mittente perché secondo noi bisogna scendere nel merito anche per rispetto, insomma, al dramma umano che stanno vivendo le popolazioni attaccate dall'ISIS e poi di conseguenza quelle che sono sotto i bombardamenti americani. Ecco, appunto, su questo che stava dicendo, è in corso un vero e proprio genocidio, non si rischia in questo caso di sottovalutare il caso? Ma assolutamente, assolutamente, è proprio per questo che noi promuoviamo un'analisi che forse andava fatta prima in tempi non sospetti, come abbiamo promosso un'analisi che andava fatta prima in tempi non sospetti, quando il genocidio si stava perpetrando nella striscia di Gaza, quando purtroppo dei palestinesi venivano uccisi dall'esercito israeliano. Ne sono morti oltre 3.000 all'interno della striscia di Gaza e gli Stati Uniti non hanno fatto nulla, come neanche il Premier e né il Ministro degli Affari Esteri italiani hanno detto una parola, se non convocati, grazie, insomma, alla pressione delle opposizioni del Movimento 5 Stelle in Parlamento. Io penso che le questioni internazionali vadano trattate con più serietà e non si possa, diciamo, continuare ad alimentare un mercato delle armi che continua, quindi dover sottostare a dei diktat di una democrazia industriale che crea delle asimmetrie che poi naturalmente vanno a sfociare in dei conflitti. Questo semplicemente per una sola ragione, una questione di risorse energetiche naturali che purtroppo l'Iraq ha avuto la grande sfortuna di avere sotto i piedi l'oro nero, che è stato il suo più grande nemico, e questa è una realtà.
Dunque, dato che sarà il Parlamento a decidere un eventuale invio di armi da parte dell'Italia ai peshmerga curdi, ci pare di capire chiara la vostra posizione del Movimento 5 Stelle? La nostra posizione è l'unica posizione chiarissima e pacifista di tutto, penso, di tutte le forze politiche attualmente in campo, perché noi semplicemente vogliamo scongiurare che si alimenti il conflitto. Mi dica lei quando si danno in mano le armi a una persona, se vengono usate per fare il bene o fare il male. La questione del bombardamento a fin di bene per la pace, il Movimento 5 Stelle non la capirà mai. Inoltre bisogna anche vedere il Parlamento deciderà o meno sulla questione dell'invio degli armamenti ai curdi, perché in questo momento noi innanzitutto le dico che non abbiamo neanche la convocazione per la commissione che si dovrebbe tenere il 20, la sappiamo per vie traverse e dai giornali, questo già è un fatto indicativo e abbastanza scorretto. Il secondo punto di vista è che ancora non sappiamo se si voterà qualcosa, e se voterà qualcosa qualcuno sarà semplicemente la Commissione Affari Esteri e la Commissione Difesa, quindi non tutto il Parlamento in seduta plenaria. Quindi io inviterei a questo punto i ministri ad allargare la votazione a tutti, o quantomeno a questo punto vediamo se gli italiani vogliono dare le armi ai curdi oppure vogliono semplicemente vendere le armi in violazione anche dell'articolo della legge 185 del 90 a anche altri paesi nel mondo. Questo noi ci siamo sempre dichiarati contrari e continueremo a farlo in coerenza con le nostre idee. Grazie, noi la ringraziamo per essere stato Rai News 24 e buon lavoro. Grazie, arrivederla. Grazie, allora noi...